è apparso un forziere nascosto. Perché? Perché ho rotto tutti quanti i parchimetri. Oh, buon per me. Mi ha dato uno sfracco di anime. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksider. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che il portone ha preso, se n'è andato. E come avete visto all'inizio, mi è spuntata fuori una cesta che era quella che era là sopra. E non so come ho fatto a farla spawnare. Io stavo un po' cazzeggiando in giro, ho distrutto un po' di oggetti, tra cui tutti quanti i parchimetri. E credo che fosse quello il prompt per farlo apparire la cesta. Adesso però mi chiedo cosa sia quella lucina blu e quella lucina gialla. Ammetto che non mi ricordo. Forse dovrebbero essere i punti dove lanciare la porta al gun, ma non vorrei dire minchiate. Però proseguiamo. Allora, finalmente davanti al cancello. Samael, dove ti nascondi? Quella cesta la lascio lì per adesso. Mi porto dietro questo tavolo perché mi piace. Starà una meraviglia nel mio salotto. Ma guarda, una stanza chiusa. Che novità. Il tutto questo in realtà è buono. Il fatto di rompere gli oggetti che ti danno, sì, poche anime, ma è pur sempre qualcosa. Ma soprattutto, il demone cicciotto. Ma soprattutto aver sbloccato quella cesta lì mi semplifica il fatto di andare a cercare quelle 5.000 anime suddette per ricevere la falce della morte. Anche questo, se sto in alto, non mi prende. Benissimo. Devo ricordarmela questa cosa. Attenzione, quel collo ride. Devo ricordarmelo che sti nemici più grossi posso evitare i colpi se sto in alto. Tanto, niente, stavo per dire la frase. Tanto ormai, bene o male, ho capito come funzionano i nemici. Se solo l'agro fosse un po' migliore. Solo là, io vorrei... Solo l'agro fosse un po' migliore di questo gioco. E spero che nel 2 slash nel 3 questo cambiamento ci sia nell'agro. Perché il gioco è buono. A livello di combattimento è veramente buono. Cacchio, mi piace un sacco. Molto semplice, molto dinamico. È la telecamera, il target che è fastidioso. Allora, lì penso di non poterci arrivare ora. Andiamo ad ammazzare l'altro cicciotto di fuoco. Se fanno determinate azioni mi prendono. E niente, mi ha distratto il pattern. Lo zombino del cavolo. Niente. Allora, posso sì colpirlo, ma devo essere io in alto. Non deve essere lui più in alto di me. E se sono troppo in alto, non lo colpisco. Stai per esplodere? Sì. Credo di sì. Puffete. Ha fatto puff. Ottimo il fatto di poter ricaricarmi la vita. Certo, prendi un po' meno anime. Ma detto sinceramente, sti zombini, manco vale la pena di mettersi lì a farmare le loro anime. Meglio riusarli per recuperare la vita. Una zona d'acqua? Questa è più ampia. Ok, qui c'è qualcosa. C'è una caverna. Andiamo a vedere qua sotto che magari c'è un modo per salire là sopra e prendere quell'artefatto. O meglio, ah no, non è un artefatto, ma è una cesta con un contorno nero.
Frammento della pietra della vita. Raccogli 4 frammenti per creare una pietra della vita. Ottimo. E mi ha ricaricato tutta la vita. Ti ringrazio. Buongiorno. Mamma mia. Certo, col cerchio è vero, recuperi più vita che anime. Però almeno li sciotti. Almeno te li togli dalle balle subito. Vedi, c'è anche qua dentro una di quelle specie di lucine blu. Questo vuol dire che qui ci potrò tornare più avanti. Quindi quella pietra verde per ora la lasciamo lì. Oh guarda, una cesta di vita. Per ora non mi servi, grazie. Visto che ho recuperato tutto grazie al frammento. Meglio di nulla. Ah ok, si stava chiudendo la porta. Stavo dicendo che cacchio è sto rumore. Ok, la forca ardente. Buongiorno a noi, America. Dopo 100 anni, guarda in che stato sei. Quelli... che cacchio sono? Dei piccoli demoni. Ehi. No, loro non gli posso fare il cerchio. Devo aspettare di avergli fatto un po' di danno. Sono gli stessi demoni dell'inizio. Ecco, ora mi ricordo. Sono passati 100 anni d'altronde. Come potrei ricordarmeli? Allora, qui ci sono delle scale. Vediamo se mi portano a qualcosa di nascosto. Sì, una cesta. Non male. E quel cristallo rosso. Messo lì così, secondo me, nasconde qualcosa. Però probabilmente è ancora presto, vero? Tu stai buono. Che veramente, rispetto a quelli grossi, fai schifo. E tu, non mi parlare neanche, che sei solo... La divora caos è potenziata. Tra l'altro io ho fatto un... brevissimo, perché poi ho continuato ad attaccare. Lì c'è palesemente qualcosa che esplode, quindi o mi serve un'abilità più avanti, o gli lancio qualcosa per provare a vedere se esplode. Buongiorno a lei. Ecco fatto. Zacchete. Proviamo. Non sono per niente sicuro funzionerà. Ah no, invece ha funzionato. Ottimo per noi. Ma non ci avrei mai creduto se non l'avessi fatto. Ed è una cesta diversa questa. Cosa contiene? Cosa contiene? Un frammento dell'armatura degli abissi. Frammento dell'armatura degli abissi forgiata nel sangue. Raccoglie i 10 per completare il set. Buono. Siamo a 1899 anime. Vabbè, con ancora un'anima arriviamo a 1009. Questo vuol dire che ci mancano 100. Ci mancano solo 3100 anime. Non vedo l'ora. Ti prego, dammi 3100 anime. Come hai in gole, Stragador? Anche a te, Sorte. Sai cosa c'è chiuso qui dentro? Ci sono cose che pure tu dovresti temere, cavaliere. Immagino. Un tempo eri forte. Ma ora tu sei debole e sei da solo. Il distruttore sa della tua venuta. Proprio adesso sta guidando le sue legioni contro di te. E benissimo. Allora farò in fretta. Esatto. Brutto cazzone! Ti strapperò la testa! E niente. Ho sbagliato oggetto. Lo sapevo. Sapevo che sarebbe successo. Spezzate la vita di questo idiota! Aspetta! Buono per allenarmi, ma soprattutto buono per farmare. Grazie di aver evocato i tuoi scheri. Annientate questo domino. Benissimo. Quindi non mi vuoi combattere, vedo. Ma stai buono. Che vi devasto tutti quanti. Sì.
bellissimo. Mi piace il fatto che veramente le animazioni funzionano su ogni singola azione. Su ogni singola azione la spada fa danno. Aia, e sapevo che sarebbe successo. Devo fare attenzione quando alza l'arma. Aia, che dolore. Ah, e invece lo farò io. Quanto ci fai? Beh, non ti ho strappato la testa, ma sei morto. 1959, mi hanno dato veramente pochissime anime. Una fontana di sangue. Ce ne sono ben più di una. Forse le devo attivare? Qua giù! Ho capito, un attimo. Cosa ci devo fare? Attivarla. Mi ricorda tanto, vabbè, in realtà è questo, è uscito prima. Il rituale per evocare Lilith in Diablo 4, che ho visto nel trailer. Però vabbè, in realtà questo è un po' più rozzo, diciamo, è solo una fontana di sangue, mentre lì è più spettacolare. Io sono stracurioso di vedere come sarà Diablo 4, veramente, anche perché hanno reintrodotto la mia classe preferita, il druido. Però parlando di Diablo, e come ho già detto, questo gioco molto me lo ricorda. Sei qui per fare il carnefice? Samael? Avrebbero dovuto mandarvi tutti e quattro. Non ho interesse a ucciderti, Samael. Ah, il distruttore è fuori dalla tua portata e anche dalla mia. Chissà come mai. Ti ha reso codardo. Brutto coglioncello! Ti puzza il fiato. Può essere che ci sia un modo, ma sarà necessario penetrare nella guglia del distruttore. Benissimo. L'autore è sorvegliata da quattro dei suoi eletti. Portami i loro cuori e non farmi domande. Insomma, deve mangiare. Le ragioni per cui ti aiuto non ti riguardano. Non te le ho chieste. Dove posso trovare questi guardiani? Cerca la cattedrale del crepuscolo. Dove la regina pipistrello Tiamat è andata a riposare. L'intero suo regno è un inferno andante. Via terra, non potrai mai raggiungerlo. Quindi dovrò volare. Nella zona superiore, con questo. Si vola! E portami il suo cuore ancora caldo. Vuoi anche delle patatine e una coca? Non lo so, fanno anche gli ordini. Trova Tiamat e prendigli il cuore. Evasione. Benissimo, fammi vedere come funzionano le ali. Ok, è una planata, insomma. Queste ali sovrannaturali permettono alla guerra di planare temporaneamente. Dopo un doppio salto tieni premuto X per attivare il volo dell'oscurità e planare. Planare nelle correnti oscure per liberarti in aria. Ok. Bel potenziamento. Saltatore. Ottimo. Quindi quella è una corrente. Ma chi l'avrebbe mai detto? E sono riapparsi i nemici. Ah no, sono i nemici dell'altra zona. Però prima fammi vedere una cosa. Volo dell'oscurità. Attiva il volo dell'oscurità mentre ti trovi su una corrente oscura per eseguire imponenti salti. Ok. Vediamo se le ali mi permettono di arrivare lì. Uno, due. Dai, perfetto. Perfetto. Eccoti qua. Un'altra reliquia. Un artefatto soldato. Tieni Vulgrim, ti ho portato la pappa. Eccoti un altro artefatto. E sono altre 500 anime per me. Incrementa il danno inflitto con un'arma. Allora, questa sarebbe una cosa buona, ti dirò. Ma come ti ho detto, Vulgrim, aspetterò di arrivare a 5000 anime per questa. Per quanto potrei già prendere questa qui di base. Ma preferisco questa. Preferisco andare subito su quella più potente. Samael, ti ha fatto ritornare tutto intero. Devi piacergli. Sono carino, effettivamente. Quindi, signori,
Vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per trovarmi sul sito Viola. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!